Si è già definita una semifinale dopo gara 2 dei quarti di finale dei playoff di C. È quella fra Cestistica Ostuni e Diamond Foggia che hanno concesso il bis in trasferta rispettivamente in casa di Cestistica Barletta e Basket Fasano. Eppure, a dispetto delle vittorie ospiti, si è trattato di due incontri equilibrati che hanno visto i padroni di casa in corsa sino all'ultimo minuto. Mantenuta a galla dal solito Netto, autore di 24 punti, Barletta si è portata anche a meno 1 prima di cedere ad Ostuni per 76-69. Nelle file dei gialloblu, che dall'ingaggio di Motta non hanno mai perso, in evidenza Morici con 25 punti. Incertezza sino alla fine anche a Fasano, dove le speranze dei padroni di casa di guadagnare almeno un supplementare sono svanite sul ferro all'ultimo tiro. Festeggia la Diamond sul 69-67. Domenica di bella invece a San Severo e Cerignola. Webby Manfredonia e Adria Bari pareggiano infatti la serie con due netti successi casalinghi, ipotecati già all'avvio. I sipontini si impongono su Olimpica per 92-73 con ben 30 punti di Monier, mentre la squadra di coach Roizzo vince per 96-76 nella gara a cui si riferiscono le immagini. Al termine dell'incontro, alla soddisfazione di Francesco Muruso, fa da controaltare il rammarico del tecnico della nuova Alius, Nicolas Panizza. Siamo stati bravi a aggredire subito la gara sin dal primo, diciamo, secondo, più che minuto. E di lì abbiamo preso un'inerzia positiva che ci ha permesso di condurre la gara e di portarci con un margine ampio di distacco. Comunque abbiamo fatto vedere che anche noi non siamo da meno a nessuno e che, voglio dire, cioè non siamo qui solo per partecipare, ma vorremmo provare a un attimino dare quel qualcosina in più anche noi. Poi è il campo che decide, noi, voglio dire, rispettiamo gli avversari, rispettiamo tutti, però ce la metteremo tutta anche in gara 3. Ci siamo fatti noi prendere all'improvviso in quanto approccio inizio partita e loro ci hanno punito come si deve, con il giusto atteggiamento, il giusto approccio, giocando, partendo dalla difesa e dopo in attacco giocando insieme. Sicuramente gara 3 sarà tutto un altro mondo rispetto a gara 1 o gara 2, gara 3 non c'è domani e questo giocherà molto a favore della squadra che sappia tenere meglio i nervi, lascia gli egoismi da parte e riesca a restare insieme fino alla fine gara. Il prossimo fine settimana sarà anche tempo di play-out. Sabato si sfidano a Ruvo Virtus e Olmor Lecce, mentre domenica a San Teramo si incrociano Murgia e Angiuli Bari.